Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore Gesù, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Ben arrivati, grazie che siete venuti. Voi siete di quelli che avete capito che la domenica è un giorno fuori degli altri giorni, con un ritmo, un timbro speciale. Queste cose le devo dire perché mi pare che la mia impressione è che noi abbiamo calato l'entusiasmo per la domenica e che è messo dentro una montagna di roba che ci impediscono di stare davanti al Signore. Ecco, allora oggi sono venuto perché il Signore mi aiuti a svegliarmi, a rispolverare per rendere questo giorno pulito, nitido, chiaro, ma non tanto da fuori, ma nella mia testa, che abbia idee belle, chiare per quanto riguarda la domenica. E qualche volta mi viene in mente le domenicane che il predica il Vangelo, i preti, meno male che le finì e che adesso può predicare anche ai laici. Meno male, questa faccenda dei 2000 anni e ancora se sembrano che i frutti c'erano pochi, sono da venire. Beh, allora io oggi ho capito che il Signore vuole aiutarmi a capire che devo essere io, non gli altri, io, a seminare, a essere seme di amore, di pace, di gioia, di coraggio, di speranza, di fiducia, di serenità, di armonia. Ecco perché adesso noi preghiamo perché il Signore ci dia il dinamismo, il coraggio di essere così nella vita, non soltanto spettatori. E quei che seguono a dire che bello, ha visto che bello, no, la bellezza deve essere dentro, un cuore nuovo. A questo punto salutiamo Maria con la preghiera del Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Eccomi, sono la serva del Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Il Verbo si fece carne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio per la sua passione in croce,
guidaci alla gloria della risurrezione per Cristo nostro Signore. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. L'eterno riposo dona loro, Signore, sorrende ad essi luce. Riposi in pace ora il rosario, la preghiera. Abbiamo bisogno anche qui di recuperare il coraggio di pregare in questo modo. Qualche volta sento dire che è una preghiera superata. Allora mi dico, se senza spirito, spirito che è forza di Dio e la forza di Dio che mi sostiene, non nel declassare, ma nel innalzare. Cosa? Il cuore, la mente. Lo spirito che mi aiuta a capire che è una cosa stupenda, meravigliosa. Qualche volta sento cantare, abbiamo contemplato, oh Dio, le meraviglie del tuo amore. E tu? O contemplare le meraviglie di Dio, sempre su per le montagne e basta, o su per la luna, il sole, ma dentro le mille le meraviglie che fa il Signore. Ecco, allora ci lasciamo guidare dai misteri della gloria, vita, risurrezione, cammino, pellegrinaggio, percorso, strada, però con un maestro, pastore, lui, un certo di rose Maria noi t'offriamo, nel mentre i misteri d'amor contempliamo. Porta ave, ave, ave Maria, ave. Rallegrati, o madre, pon fine al dolore. Ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Risorgere, mi piace che a Pasqua diciamo e cantiamo, lo crediamo, sei risorto, va bene, ma e io? Voglio imparare l'arte per risorgere oggi, non domani. E che cosa? Cosa vuol dire? Vuol dire liberarmi da i vizi, le passioni, le forze del male, l'avvelenamento, l'inquinamento. Che non è demo dell'aria e dell'acqua, è anche mio. Quando dentro di me non ho l'anticorpo che mi difende e mi preserva dal contagio del male. Ecco, la domenica è questo, quindi non basta che io ricordi che il Signore è risorto e lo ricordiamo, ma che anch'io voglio risolvere con lui. La domenica è così. Il discepolo che partecipa alla messa e che vive la domenica cambia, non è più quello di prima. Guai a me se la parola non mi cambia. E questo cambiare vuol dire smettere certi modi di agire, di pensare, di parlare e assumere il linguaggio del Vangelo. Per questo noi adesso preghiamo Dei Gesù Maria, no demo per noi, per tutti.
modo da chiedere al Signore che ci aiuti a diventare capaci di vivere da risorti. Dai, Padre nostro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debiti. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua. O Regina del mondo, Maria sempre vergine, chiedi per noi pace e salvezza. Ricordati, Signore, della tua Chiesa, anche quella che vive a dicembre, nella gioia della Pasqua si rinnovi nella testimonianza della sua fede. Ti preghiamo per coloro che ancora non credono in te. La luce della risurrezione li conduca sul cammino della fede. Ricordati di tutti quelli che soffrono la tua vittoria sul male e sulla morte, sia per loro motivo di serenità e di fiducia. Tornando glorioso al cielo, Gesù promette ai suoi figli superna virtù. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Seconda tappa, quella dell'arte di salire. Mi piace dire che il Signore è salito. Ma perché? Per insegnare anche a me a salire. Qui non parlo di montagne da salire, no, no, in quel senso lì. La mente, il cuore,
salgono a Dio. La mia preghiera sale a te come incenso, Signore. Sono io uno che sa pregare? O devo una volta là del Pasqua e del Natale? Ho capito che la preghiera è quotidiana, tutti i giorni. Il discepolo è questo. Senza dir niente, vive così. Ma ha imparato che senza l'aiuto che viene da lui non conviene niente. Ecco, allora oggi anche in questa domenica il messaggio è quello di riscoprire la forza, la potenza della parola, del Vangelo, dell'insegnamento del Vangelo. Mi tante volte me lo sono sentito è una barba. Io taccio, ma dentro di me dico, sono senza spirito quando parlo così. Perché se ho lo spirito, lui mi suggerisce, lui mi rende la parola del Vangelo chiara, limpida. Questo vuol dire salire. Adesso Ave Maria, perché il Signore ci rende adatti a salire. Agili. Non parlo naturalmente di salite materiali, robe così, no, no, la mente, il cuore. Il pensiero a Dio, perché non può che niente, chissà dove cercare il Signore Dio, che è dappertutto. Se non il vedo, vuol dire che non ho oggi sufficiente penetrante, vuol dire che il cuore è vecchio, duro come una pietra. C'è bisogno di rispolverare, di più, di vitalizzare. La domenica è fatta per questo. Avanti maestro, Padre nostro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Grazie oggi il nostro Padre. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, peccatori adesso, nostra morte, amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù, perdona le nostre colpe per sempre. Guarda in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua Regina del mondo, Maria sempre Vergine, chiedi perdono, pace e salvezza. Ti preghiamo, Signore, per tutti i cristiani, manifestino con la condotta della loro vita la fede che hanno in te. Per tutti coloro che esercitano qualche autorità sugli altri, agiscano sempre nel rispetto di ogni uomo nel quale sei presente tu. Per i nostri fratelli che soffrono perché credono in te, aiutali, Signore, a sopportare la privazione della loro libertà e la diminuzione della loro dignità umana. Lo Spirito Divino scendendo dal cielo per domandare caramelle e cioccolatini. Chiedo allo Spirito la forza di Dio in me. Allora la forza di Dio mi aiuta a diventare non una donna che portano, offrono, trasmettono agli altri il bene che ho ricevuto io. Questo fa lo Spirito, non soltanto gli apostoli che con lo Spirito sono partiti per le strade del mondo per annunciare il Vangelo. E io? Non occorre che vada in Africa. Ma lì dove vado, e dove vivo, dove lavoro, porto lo Spirito senza dirlo. Ma si vede subito nell'atteggiamento, nei gesti, nelle parole, nella conversazione, c'è un altro Spirito. È Spirito di Dio. Che ti ricordi c'è anche lo Spirito del male. E allora oggi vi è pure il regno di Dio e il regno di Satana. Per chi lavoriamo? Perché ho ricevuto il battesimo? Per essere nella Chiesa un costruttore del regno di Dio? Non soltanto spettatore, curioso per vedere cosa che fai altri, quello che faccio io. Perché il regno di Dio cresca e poi
questo, perché siamo impregnati, ricchi di spirito, naturalmente di Dio, abbiamo bisogno. Discenda su di noi lo Spirito del Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa grazie, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, guarda in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua. Regina del mondo, Maria sempre vergine, chiedi per noi pace e salvezza. Ti supplichiamo, Signore, per la tua Chiesa, lo Spirito Santo la guidi nell'annuncio della buona notizia del tuo regno. Per tutti i cristiani, sull'esempio di Maria e degli Apostoli, siano assidui nella preghiera e nell'amore ai fratelli. Per noi che formiamo la tua Chiesa, rendici, Signore, obbedienti al tuo Spirito che abbiamo ricevuto nel battesimo. Dagli angeli assunta Maria all'empir col Figlio si nebbia d'eterno gioia. E anche al medico, e mi dice, cammina,
Adesso bisogna sapere dove vado, verso chi. L'idea comune va verso la morte. Ogni dì le massa pure. Questo chi lo sa tutti, anche a chi che non crede. Io come discepolo del Signore devo imparare a credere non solo alle cose visibili, ma anche a quelle invisibili. Quello che Dio ha preparato, le mani di Dio hanno costruito, ma di cuore. Ed ecco Maria che raggiunge con questo mistero dell'assunzione, raggiunge la meta, che bello, arrivare in porto, ma arrivare adatti, abili per poter entrare. Paolo, scrivendo ai primi cristiani, io ricordo, puntai, stai attento, che ladri, briganti, assassini, maldicenti, mezzanieri, adulteri, non possono entrare. Ecco perché durante il cammino bisogna pulire, purificare la vita. Basta. Questo sì, lo vogliamo. Ecco, Maria non ha ricevuto soltanto lo Spirito nella Pentecoste, che era con i discepoli nel cenacolo, in attesa dello Spirito, ma l'ha ricevuto già all'inizio del suo cammino, così anche noi. Vogliamo perseverare? Quindi non interrompere, ma si è perseverati, fuori, fuori. Abbiamo bisogno che lo Spirito ci sostenga. Ed è Maria, lo Spirito Santo scenderà su di te. La potenza dell'Altissimo, la potenza non è riservata soltanto a lei, ma anche a me, a te, a noi. Con la potenza di Dio posso davvero. Quindi preghiamo adesso Dei Ave Maria, perché durante il nostro cammino provvediamo a diventare abili, adatti per entrare nel regno di Dio, Padre nostro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria,
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, guarda in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, tua misericordia. Regina del mondo, Maria sempre Vergine, chiedi per noi pace e salvezza per il popolo di Dio in cammino, che siamo noi verso la casa del Padre. Qua, oh Signore, che desideriamo con tutto il cuore di raggiungere il paradiso. Ti preghiamo per i nostri fratelli defunti, la tua bontà paterna li accolga nella gloria dei santi. Per noi qui riuniti in preghiera, fa, oh Signore, che vivendo oggi nell'obbedienza alla tua parola, possiamo un giorno raggiungerti in cielo. Un giro di stelle corona le tue, o Vergine Madre dei figli
che ti dispiacciono. Questo è l'atteggiamento bello, vero, chiaro davanti al Signore. Vogliamo quindi anche noi pregare anzitutto perché sappiamo mantenere l'orientamento, camminare dalla parte giusta della strada della vita, sempre. Non di nadare in pasto, ogni dì della mia vita. Per far questo bisogna che prego, perché io non ho la forza sufficiente. L'aiuto mi viene dall'alto, mi viene dal Signore, Padre nostro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Come noi dimentichiamo i nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Dio prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù, perdona le nostre colpe, per riservarci dal cuore dell'inferno. Guarda in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose. Regina del mondo, Maria sempre Vergine, chiedi per noi pace e salvezza. Per tutti gli uomini di buona volontà, oh Signore, che tutti si possano ritrovare nel tuo regno. Ricordati, Signore, di tutti i giovani. Crescano forti nella fede, generosi nella carità, preoccupati per il bene dei fratelli. Abbi misericordia di noi peccatori. Intercessione di Maria, tua e nostra madre, ci aiuti a recuperare la tua amicizia. Per i santi misteri, Maria, ti preghiamo, che un dì teco in cielo per sempre esultiamo.